tempo fa, il nostro pianeta era un pianeta meraviglioso. Aveva molte piante e noi eravamo sereni. Avevamo tutto quello che ci serviva ed eravamo circondati da splendidi fiori. Lavoravamo felici nelle nostre fabbriche e ogni cosa era perfetta. Proprio una bella vita. Sì, infatti lo era, ma adesso fa troppo caldo e le piante purtroppo non crescono più. Oh, ma che peccato! Quindi vogliamo che tu ci aiuti a riportare in vita tutte le piante e che trovi il modo per far tornare il pianeta rigoglioso come un tempo. Ecco, mi sembra una cosa piuttosto difficile. Ma scusa, non puoi usare la tua magia? Magia? Gli elfi non utilizzano mai la magia e io sono un elfo! Allora, non è vero che puoi aiutarci? Tu non sei Mister Furbizia! Invece sì che sono Mister Furbizia e ho intenzione di salvare il vostro pianeta con... la magia! Ma vecchio saggio, gli elfi non utilizzano la magia! Shh! Non preoccuparti di questo, Ben! Ottimo! Andiamo allora! La nostra sarà una spedizione degli elfi per salvare il pianeta Bom! E dovremo solo fermarci un attimo lungo la strada per prendere un'amica! Oh, accipicchia! Che succede adesso? Ho trovato Mister Furbizia! Eccomi qui! Ma come faccio a scendere? Non c'è una scaletta! Ho paura che qui non ci sia questa scaletta di cui stai parlando! Ma solamente un primitivo raggio elettronico! Forte! Che cosa volete? È notte fonda ormai? Stiamo andando sul pianeta Bong! E fa molto caldo lassù! Ah, una vacanza! Io adoro andare in vacanza! E ci vengo anch'io! Vacanza, vacanza! Eh sì, io sto andando lassù per svolgere un compito molto importante e può anche darsi che abbia bisogno dell'aiuto di voi fate! Ti aiuto io, sono brava ad aiutare! A me serve una fata piuttosto saggia! Sono io! È davvero bellissimo, grazie! È stato un piacere! E ora... puoi farne crescere altri su tutto il pianeta! Cosa? Su tutto il pianeta? Certo! Ma sono solo Tata Susina, non sono certo un famoso esperto botanico interplanetario! Vuoi dire che sai fare questo e basta? Sì, non è facile creare un fiore, ha moltissime sfumature! Oh, quindi, Mister Furbizia, la verità è che tu non sei in grado di salvarci! Ecco, no! Ti ringrazio per averci provato! Così il pianeta Bong non sarà mai più ricco di vegetazione e meraviglioso come un tempo! No! Aspettate un attimo! Alle piante serve acqua per crescere! Sì! Allora se ci fosse moltissima acqua potresti avere anche moltissime piante! Certo! Quindi ci basta soltanto riuscire a far piovere! Questo lo so fare! La pioggia è più semplice delle piante! È solo un po' d'acqua! Allora ti prego, fa scendere la pioggia! Bacchetta magica, ti chiedo un favore! Ci serve dell'acqua! Fa piovere per ore! Non sta succedendo niente! La magia non ha funzionato! Sì, ha funzionato! Guardate! Nuvole! Sì, ce ne sono moltissime! E le nuvole portano... pioggia! Sta piovendo! Stanno crescendo le piante! Sì! Quante! E crescono anche molto in fretta! Sì! Avevano solo bisogno di acqua! I fiori sono davvero bellissimi! E il loro profumo è così buono! Questo è un vero paradiso alieno! Vi ringrazio moltissimo! Siete riusciti a salvare il pianeta Bong! Qui è tutto così meraviglioso! Questo telescopio mi permette di osservare lo spazio profondo! Vecchio saggio elfo, posso guardare? Sì! Adesso il telescopio è puntato esattamente sulla Luna! Sembra così vicina! Posso provare anch'io? Sì, certo! Se giro il telescopio da quella parte, puoi vedere le stelle più lontane! Fantastico! Oh, una delle stelle si sta muovendo! Forse una stella cadente! Oh, sì, la vedo anch'io! Sta per schiantarsi a terra! Wow! È precipitata qui vicino! Andiamo a dare un'occhiata!
Guardate, è qui che la stella è caduta. Ha fatto un buco enorme. È davvero incredibile. E avete visto quel fumo? Deve essere molto calda. Forza, scendiamo. Voglio vederla da vicino. No, torneremo qui domattina quando la stella si sarà raffreddata. Che bello, è mattina! Polly, la colazione! Non ho tempo, papà! Una stella cadente è precipitata nel prato ieri sera! Che bello, è mattina! Ben, non vuoi fare colazione? Più tardi, mamma! Devo andare a vedere la stella cadente! Ciao, Ben! Ciao, Holly! Wow! Cos'è che ha fatto questo buco? Una stella cadente! È precipitata dal cielo! Che meraviglia! Allora, avete visto com'è fatta questa stella cadente? Non ancora, ma stiamo per scoprirlo, Vostra Maestà! Abbassare la chela! Stella alle finestre. Che cos'è? Un'astronave? Sembrerebbe un disco volante. Il portello si sta aprendo. Niente panico per ora, ma questa potrebbe essere un'invasione aliena. Bloop. Ah! Invasione aliena! Stiamo partendo! Prossima fermata alla Luna! Pronti al decollo! Oh. Wow! Tenetevi forte, mi raccomando, stiamo per decollare! Dove stanno andando? Dove stanno andando? Dove stanno andando? Vanno nello spazio! Ha funzionato davvero? Questo non me lo sarei mai aspettato! Siamo fuori dall'atmosfera terrestre, potete slacciare le cinture! Wow! Sto volando! Sì, perché non c'è forza di gravità nello spazio! Sto sbattendo le mie ali, però sembra che non serva a niente! Certo, le tue ali non servono in assenza di gravità! È sicuro che non ci sia un bagno? Cosa c'è dietro questa porta? No, non apra quella porta! Tenetevi! Che cosa è successo? Quando si apre una porta nello spazio, si viene risucchiati fuori dal razzo insieme all'aria. Povera Tata Susina, ora sta fluttuando nello spazio. Aiuto! Le mie ali non servono! La sentiamo attraverso la radio, Tata Susina. Non ha bisogno di gridare, deve cercare di stare calma. Stare calma? E come faccio? Sto fluttuando nello spazio! Controllo missione razzo degli elfi, mi sentite? Come stanno andando le cose? Tata Susina ha aperto il portellone e adesso purtroppo si è persa nello spazio. Oh, accipicchia, che peccato. Beh, non importa, la missione deve continuare. No, dobbiamo prima salvare Tata Susina. Oh, immagino che dovremo farlo. Salverò io la Tata. Ti aiuto anch'io. Perfetto, vi ho legati tutti con questa corda. Non verrete risucchiati via, siete pronti? Pronti! Arriviamo, Tata Susina. Tieniti forte. Tieniti forte? A che cosa, scusa? Oh, no! Non possiamo raggiungere la Tata! Possiamo usare la spinta della gelatina per far volare fino a casa il nostro razzo. Se l'avessi proposto io, mi avresti dato della pazza. Ma non sei stata tu a proporlo, sono stato io. E il vecchio saggio elfo è molto saggio e molto vecchio, Tata. Sarà anche intelligente, allora. Ok, facciamo subito un tentativo. Cestino magico, questa volta voglio la gelatina molta, molta, molta! Oh, tenetevi forte! Funziona! Urla! Razzo degli Elfi a controllo missione! Ci stiamo dirigendo dritti al piccolo regno! Grazie alla gelatina magica! Urrà! Molto presto saranno a casa! Signor Elfo, fai atterrare il razzo nello stagno delle rane, per favore! Ricevuto!
a vederli. Ah, eccoli, arrivano. Attenzione, state indietro. Calare il gommone. Siamo a casa. Finalmente, bentornati. Siamo arrivati fin sulla Luna. La nostra missione è stata un completo successo. Grazie alla superiore intelligenza degli elfi. Grazie alla mia magia, vorrei dire. Cosa? Senza la mia gelatina magica saremmo ancora sulla Luna. Sì, d'accordo, Tata. Non discutiamo di ogni minimo dettaglio. Basta dire che le conoscenze degli elfi ci hanno portato sulla Luna e la magia delle fate ci ha riportati indietro. Urrà! E gli ho dato un cervello. Padrone. E anche una voce. Padrone. Che ne pensi dei miei esperimenti di giardinaggio? Questo non è giardinaggio. Questo è un abominio, Victor. Papino, che cos'è un abominio? Questo tulipano. Io tengo moltissimo ai miei hobby. Rane. Un giorno mi sono chiesto perché una rana dovrebbe avere solo due occhi, perché non 10 o magari 23. Oh, adesso basta, mio caro. A loro non importa niente dei tuoi hobby. Hai ragione, sono davvero imperdonabile. Questa è la tua festa, mia cara, e io ti ho preparato una fantastica sorpresa. Qual è la sorpresa? Io non lo voglio sapere. Tutti sulla cima della torre! Nonna Cardo adora guardare le stelle. Oh, sì, le stelle sono bellissime. E così mi sono chiesto, perché le dobbiamo guardare da qua giù, sulla terra? Perché non ammirarle da lassù, nel cielo? Wow! Wow, la torre si è trasformata in un razzo! Le stelle non sono meravigliose, nonna! E come se lo sono, mia cara! Molto belle. Papà, come si fa a atterrare questo coso? Non ne ho idea, figliolo. Questa è magia. Non devo certo sapere quello che sto facendo. Magari non ne saprò molto della vostra magia, ma un razzo non ha alcun segreto per me. Siamo sopravvissuti alla festa. Grazie per aver fatto atterrare il razzo, Cedric. È stato un piacere, Millicent. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Ora dove andiamo? A casa? No, puntiamo verso il sole, così scopriremo di cosa è fatto. Ok. Aree di magia. Magia, magia, magia. Domani sarà la giornata mia. Cosa succederà domani, vecchio saggio? Quando la luna diventa blu, la magia delle fate non funziona più. Non funziona più? Sì, per tutta la giornata, a partire dall'alba fino al tramonto. Domani sarà il giorno senza magia. Perché? Non lo sa nessuno il perché. Ogni volta che la luna diventa blu, la magia non funziona più. Le fate resteranno senza magia per tutta la giornata. È ora di alzarsi. La camicia non c'è più, vestito ci sei tu. Oh, la mia bacchetta non funziona. Papà, papà, la mia bacchetta non funziona. Già, nemmeno la mia. E nemmeno la mia. Bacchetta, bacchetta. Oh, la bacchetta non funziona più. E adesso come posso fare a vestirmi senza la magia? Dovremmo vestirci alla vecchia maniera, caro, e cioè usando le mani. Usando le mani? Ora prova a calmarti, tesoro. Penseremo a come risolvere il problema durante la colazione. D'accordo. Tata Susina, fa apparire la colazione. Immediatamente, vostra maestà. Sibidi sabidi sob. Oh, non posso. La mia bacchetta non funziona. Che cosa succede? Perché la magia non funziona? Felicissimo giorno senza magia! Cosa? Come? Non ricordate che ogni volta che la luna diventa blu, la magia non ci sarà più? Oh, sì,
Ha ragione lui! Sì, e vedo ancora che avete tutti addosso le vostre camicie da notte. Avete fatto colazione? No. Come avete notato, bambini, quando le fate rimangono senza magia, non sono in grado di fare niente. Sei venuto qui per prenderci in giro, vecchio saggio? Sì. Ho una gran voglia di trasformarti in un ranocchio. Non fare complimenti. Abracadabra. Come vi avevo spiegato, bambini, le loro bacchette magiche... Perché quei buffi vestiti addosso? Non sono affatto buffi. Quella è una tuta di sicurezza. La grande torre degli elfi può essere molto pericolosa. E anche molto puzzolente. Ci siamo! Non mollare, sei quasi in cima! Hai trovato un mucchio di cose per fare i giocattoli? Non ancora, è un po' buio qui dentro. Adesso vado giù a dare un'occhiata più da vicino. Oh no, la grande torre degli elfi è quasi completamente vuota. Oh! Mamma, papà, guardate cosa ho trovato. Papà, sento parlare la gente grande. Fate attenzione, mi raccomando. La gente grande ha anche dei grandi piedi. Prendi, Rex. È stato un bellissimo picnic. È ora di andare. Ok, papà. Vado io a buttare la spazzatura. Ti ringrazio, Lucy. Accompagnami, Rex. La gente grande sta arrivando. Presto esci da lì, vecchio saggio. Che cosa succede? Ho detto, esci da quel bidone. Questo non è un bidone. È la grande torre degli elfi. Lo vuoi capire? Insomma, sbrigati a uscire da lì, sciocco di un elfo. Come? Scusa, ma io... Ma tu sei una fatina! Ciao! E tu sei una fatina puzzolente! Ti sbagli, non sono una fatina puzzolente! Sono un elfo puzzolente! È la bambina che abbiamo incontrato alla fattoria! Hai ragione, è Lucy! Ciao Ben! Ciao Holly! Abbiamo appena fatto un picnic! Guarda, Gastone! C'è il Rex! Mi piaci molto! È attratto dal tuo odore! È attratto dal mio fascino! Oh! Avete portato i vostri amici... Vostra Maestà, voi non riuscite a capire! È solamente l'inizio! I nani hanno intenzione di scavare per tutto il piccolo regno! Vecchio saggio elfo, lei si preoccupa troppo! Andrà tutto bene! Ci picchia che buco! Che cosa fa? È impazzito? Che cosa succede? Scusi, non vede che ha fatto un buco enorme nel mio cortile? Tranquillo, non preoccuparti! Tranquillo? Il mio castello sta per crollare! Già! Vuoi che te lo sistemiamo, amico? Ascoltami bene, io sono il re! Oh, vedo che hai un reclamo da fare, allora è meglio che parli col capo! Certo, lo farò! Scava, scava, scava! Scava, scava, scava! Ottimo lavoro, ragazzi! Continuate così! Buongiorno! Mi scusi, vorrei parlare con il capo. Per caso... Aspetta un momento! Ehi, ragazzi! Smettete un attimo di cantare, ok? Bene! Stavi dicendo? Stavo dicendo che vorrei parlare con il capo. Sono io il capo! Ce l'hai un appuntamento? Non gli serve un appuntamento! Lui è il re! Il re non prende mai appuntamento. Non lo prende nemmeno dal parrucchiere? Papà, i capelli non ce li ha! È pelato. Beh, non è certo colpa nostra. Ascolti, siamo qui per lamentarci del rumore. Quale rumore? Quello che proviene dalla vostra miniera. Ma io non sento niente. Ecco questo. Non importa, io sono il re e pertanto vi ordino di smettere immediatamente di scavare. Sì, ma il fatto è che tu puoi dare ordini soltanto in superficie. Quello è il tuo regno. Invece, sottoterra, sono io il capo. Ma? Non potremmo smettere di scavare comunque. È il nostro lavoro. Noi non ci fermiamo finché non troviamo dell'oro, dei diamanti o delle gemme. Mi è venuta un'idea. Tata Susina potrebbe farvi apparire dell'oro, dei diamanti e delle gemme. Molto intelligente, Holly. Ecco fatto, problema risolto. Adesso gentilmente smettetela di scavare. Ma abbiamo promesso di non farci vedere! Non riesco a controllarmi, devo scendere subito a ballare! No, Barnaby! Torna qua!
Ora si balla, si balla, si balla! Ho tanta paura che lo vedranno! Adesso facciamo un bel gioco. Quando la musica si ferma, dovete rimanere immobili. Katie, ti sei mossa? Stavo per calpestare questo giocattolino. Guardate qui. Oh, allora metterò subito questo giocattolino qui insieme a tutti gli altri pupazzetti. Che cosa stai facendo, Barnaby? Mi scusi, mamma di Lucy. Barnaby, hai dimenticato che noi dobbiamo rimanere qui? Ma a me piace tanto ballare. Adesso il papà di Lucy farà per voi uno spettacolo di magia. Urrà! Oh, fantastico! Io adoro la magia. Non utilizzerà la vera magia, farà soltanto dei trucchi. E che cosa sono dei trucchi? Lo vedrai. Buongiorno e benvenuti al mio spettacolare magico show. Hai visto? Quello è soltanto un trucco. È una bacchetta magica finta. Bravissimo, papà di Lucy, grande! Sì, si è esercitato tanto. E adesso farò uscire un coniglietto dal mio bellissimo cilindro. Esci, coniglietto! Quello è Flopsy, è il mio animaletto! Papà l'ha preso in prestito! Lo faccia di nuovo! Sì, lo faccia di nuovo! Ah, non posso, Lucy ha soltanto un coniglietto! Oh, forse ha bisogno di un piccolo aiuto! No, ferma, fragolina! Coniglio, coniglio, coniglio! Oh, un altro coniglio! Conigli, conigli, conigli! Ed eccone un altro! E ancora un altro, e un altro, e un altro ancora! Tanti uccellini! Tanti uccellini! Oh, degli uccellini! Ma da dove sono saltati fuori? Dal suo bellissimo cilindro! Smettila subito, fragolina! Ma devo ancora far comparire la gelatina magica! Non è una festa se manca la gelatina magica! Magie folli per magici infanti! Magia numero uno, creare una tempesta dal nulla. Che giornata! Dov'è mia madre ora? È con le gemelle. Oh, credi che sia una buona idea? Dopo di me, agitate le bacchette! Bacchetta! Non ce l'avete? Oh, giusto! La mamma e il papà hanno deciso di requisirvele, è vero? Non importa, prendete la mia! Bacchetta! E dite tuoni, lampi e fulmini! Tuoni, lampi e fulmini! Molto bene! Oh! Che sta succedendo, Tata? È una tempesta nel castello! Mi chiedo se questo abbia qualcosa a che fare con mia madre. Salve! Holly può venire a giocare? Ciao, Ben! Holly scenderà fra un minuto. Avete sentito la tempesta questa notte? Sentita! Era sul nostro letto! Eh? Una tempesta in camera da letto! Forte! Una tempesta magica, caro! Buongiorno, madre! Temo di sapere già la risposta. Ma chi ha insegnato alle bambine un simile incantesimo? Io! Ma che sorpresa! Soltanto qualche tuono e un po' di vento, mio caro. Nulla di cui preoccuparsi. Madre, cos'altro hanno imparato? Oh, solo qualche innocua piccola magia. Salve a tutti! Ciao, Holly! Buongiorno, Ben! Ah! Perché ora ci sono due Holly? Daisy e Poppy mi hanno fatto un incantesimo! Le abbiamo pregate di non farlo! L'hanno fatto comunque! Questo è quello che succede quando Daisy e Poppy fanno delle magie! È solo un incantesimo di duplicazione, niente di grave! Non è come se ci fossero 10 Holly! Buongiorno! 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 Buongiorno. Anche se ci fossero, non sarebbe una cosa carina? Bacchetta, bacchetta! Dove hanno preso quella bacchetta? Oh, sembrerebbe la mia, caro. Ciao, ciao! May, signor elfo, è in vacanza e si sta divertendo. Bloccato su un'isola deserta. Mi sto annoiando a morte. Stai cercando di rilassarti, tesoro? Non posso! Devo fare qualcosa subito! Ma allora non si rilasserà! Funziona così per me. Io mi rilasso soltanto se sono molto occupato. Ho trovato! Forse potrei esplorare l'isola e quindi scoprire quanto è grande. Tu pensi che ci sia qualcun altro su quest'isola? No, figurati, non credo proprio. Delle impronte, guarda! Oh, allora c'è davvero qualcuno che vive qui? Sì,
Una bestia selvatica! Avanti, seguiamo le impronte che ha lasciato e troviamola! Va bene, ma dobbiamo fare attenzione! Le bestie selvatiche sono pericolose! Le impronte finiscono qui! C'è qualcosa lì dentro! La bestia selvatica! Guardate, Gastone! Come hai fatto ad arrivare qui? Che cosa? Ti sei nascosto sull'aereo e poi hai raggiunto l'isola senza che ti vedessimo! Bravissimo, Gastone! Vi avevo detto che non volevo animaletti! Però lui può esserci d'aiuto, papà! Gastone, ci serve del cibo! Sei capace di trovarlo? Lui è bravissimo a sentire l'odore del cibo! Oh. Una noce di cocco! È enorme! Sì, basterà per sfamarci e dissetarci per settimane! Bravo, ben fatto, Gastone! Allontanatevi! Urrà! Dopotutto, la vacanza non è poi così male, bambini! Ho deciso che chiamerò questo posto l'Isola degli Elfi! Bene, Holly, ormai sono via da un sacco di tempo! Sento la loro mancanza! Sì, anch'io! Oh, che cos'è quello? È un messaggio in una bottiglia! Oh, è da parte di Ben! Ha scritto: bloccati su un'isola deserta! Noi vogliamo che riempia l'intero camion di more, ha capito bene? La ringrazio! Non c'è problema! La prima mora sta arrivando! Oh, è molto succosa! Davvero squisita! No, non nella sua bocca! Qui, sul camion! Oh, sì, mi dispiace! Non si preoccupi questa volta, io... che bella mora! No, 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 no! Non ne rimarrà neanche una se continuo a mangiarle! Ops, che sbadato! Mi devo scusare nuovamente! E questa volta gli assicuro che io... Oh, che bella mora! Mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Bah, è del tutto inutile. Abbiamo capito che se si ritrova del cibo tra le mani, se lo mangia. È così che fanno gli gnomi. Loro mangiano e mangiano e mangiano. Va e bene, mangiano, è arrivato il momento di passare al piano B. E qual è il piano B? Lo vedrete. Vi prometto che sarò di ritorno al più presto. Signor Elfo, lei invece lo sa qual è il piano B? No, ma se è stato il vecchio saggio elfo a metterlo a punto, sarà sicuramente un piano geniale. Oppure molto stupido. Ta-da! Come potete vedere, mi sono infilato addosso un costume da torta. Perché hai messo un costume da torta? Perché agli gnomi piacciono le torte più di qualsiasi altro cibo al mondo. Quindi ogni volta che il signor gnomo starà per mangiare una delle nostre more, io mi metterò di fronte a lui con questo costume da torta. Ma non sarà troppo pericoloso? Sì, moltissimo. Però siamo costretti a usare il piano B. Questa volta vi posso assicurare che non me la mangerò. Com'è bella! Sono incorreggibile, l'ho fatto di nuovo! Concentrati, signor gnomo. Allora, ce la posso fare, niente più... Oh, ma che bella mora! Ehi, lei, signor gnomo! Guardi un po' qua giù! Sono una torta! Oh, una torta! Oh, scusatemi, credevo di aver visto una torta. Non fa niente. Qui c'è una succosissima mora tutta per me! Ehi, non le piacerebbe mangiarsi una torta? Certo, moltissimo! Stanno arrivando! Ricordi, è solo un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca! Ok, buongiorno! Non sono una strega, sono un'anziana dolce signora che non farebbe male a una mosca. Beh, sono felice di saperlo. Io sono la signorina Biscotto. E io la signora strega. Quindi il suo nome è signora strega? Sì, ma non sono una strega. Sono una dolce anziana signora che non mangerebbe mai una mosca. Fantastico, sa dirci come arrivare al lago? Sì, dovete solo seguire quel sentiero attraverso gli alberi, non potete sbagliare. Quello che indossa non ha un cappello da strega? Sì, ma non sono una strega. Ma ha detto che il suo nome è signora strega? Sì. E il suo è signorina Biscotto, anche se lei non è un biscotto. A proposito di biscotti, se per caso volete fare merenda, prendete una tegola del tetto. Sono fatte di pan di zenzero, prego. Grazie, signora strega! Ciao! Arrivederci!
Sono stata brava, non sospettano di niente. Ma adesso stanno andando al lago! E lì è dove Barbarossa, l'elfo pirata, ha ormeggiato il suo veliero! Dobbiamo avvertirlo! Pronto? Qui parla Barbarossa, l'elfo pirata! Ascolti attentamente! La gente grande ora sta venendo da lei! Sì, li sento e non ho tempo per nascondermi! Faccia finta di essere un giocattolo! Ok, ricevuto! Sono un giocattolo! Ecco il lago! Ho trovato una barchetta giocattolo! E c'è anche un bambolotto! Oh, quella è Barbarossa! Oh, e chi sarebbe? Voglio dire, il bambolotto ha la barba rossa. Qualche povero bambino deve averla persa. Mettiamola qui, dove possa ritrovarla. Signorina Biscotto, ci sono i girini nel lago. Bene, spuntate girino sulla vostra lista. Girino! E così termina la nostra gita nella natura. Andiamo, bambini, si torna a scuola? Sì, signorina Biscotto! Ben fatto, Barbarossa! Nessuno di loro si è accorto di niente! Che cosa ne dite di... Un drago! Allarme drago! Allarme drago, sputa fuoco! Allarme drago? Salvate l'albero degli elfi! Scusa, Ben, dobbiamo dare una mano! Il grande albero degli elfi è in pericolo! I draghi sputano fuoco! Fiu! La situazione adesso è sotto controllo! Allora, tornando al tuo animaletto, Ben, quale avresti scelto? Ho scelto quel drago. Non puoi assolutamente tenere un drago in camera tua. Potrebbe dare fuoco alla nostra casa. È un animale troppo pericoloso da tenere in un albero. Ma ci libererebbe dai tarli. Non preoccupatevi, mio figlio porterà via il drago. State tranquilli. L'abbiamo scampato, per fortuna. È un'idea assurda voler tenere un drago. Dove andrà a vivere? Cosa ne dici della tana di Gastone? Sì, sarà contento di avere compagnia. Ciao, Gastone. Ciao, ti abbiamo portato un amichetto. Guarda, sta bevendo l'acqua dalla ciotola di Gastone. E adesso si è messo a dormire nella sua cuccia. A quanto pare si sente proprio a suo agio qui. Ben, tu credi che a Gastone non dispiace ospitarlo nella sua tana, vero? No, anzi, credo sia contento di avere un nuovo amico. Guarda, Dave sta crescendo. Oh, sarà meglio portarlo fuori di qui finché possiamo. Spingi! Vedo che il cucciolo di drago sta crescendo. Sì, Tata Susina, ed è impossibile trovare un posto adatto in cui possa vivere. Deve tornare a casa sua. Ma dove sarebbe casa sua? Nella terra dei draghi, ovviamente. C'è un problema solo, si trova molto lontano da qui. Mio padre può portarci laggiù con l'aereo degli elfi. Sarà contento di aiutarci. Cosa? Trasportare un drago sputafuoco su un aereo? Sei impazzito! Scordatelo! Il drago è tornato! Suonate l'allarme! Questa è la mia scuola. Caspita, qui ci sono tanti bambini grandi. Rimanete nascosti, non dobbiamo essere visti. Buongiorno, bambini. Buongiorno, signorina Biscotto. Quest'oggi impareremo delle cose meravigliose sulla natura e su Fluffy, il nostro criceto. Chi di voi sa dirmi che tipo di animale è Fluffy? È un criceto. Sì, ma che tipo di animale è un criceto? Oh, è un mammifero. È un mammifero. Esatto, bravissima Lucy. E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus. E il suo nome scientifico è Mesocricetus auratus. Santo cielo, noi lo chiameremo semplicemente Fluffy. Oh no! Gastone ha sentito il profumo delle banane e lui adora le banane. Gastone, vieni subito qui! Fermo! Torna indietro! Noi siamo circondati dalla natura. Guardate questo piccolo insetto. Qualcuno di voi sa come si chiama? Gastone, ed è un maschietto. Molto divertente, Lucy. È una coccinella, quella! Sì, esatto, è proprio una coccinella. E sapete che cosa mangia? A lui piacciono tanto le torte. E anche gli spaghetti alla bolognese. Torte e spaghetti alla bolognese! No, le coccinelle mangiano i pidocchi delle piante. Mettiamola al sicuro in questo barattolo. Oh no, Gastone è in trappola! La lasceremo libera più tardi.
Spero che non stia troppo scomodo lì dentro. Non preoccuparti, lo faccio uscire io dal barattolo. Ma così ti vedranno. Sta tranquillo, Ben, farò molta attenzione. Signorina Biscotto, c'è una fata che cammina sul mio banco. Una fata, dici? Vediamo un po'. Tata Susina, arriva l'insegnante. Fingi di essere un giocattolo. Oh sì, sono un giocattolo. Oh, ma è una piccola fata madrina. Di chi è questo giocattolo? È mio. Te la ricordi la nostra regola? Nessun giocattolo in classe! Esattamente! La metterò nel mio cassetto e la potrai riavere... Ta-da! Ve l'ho detto, si è vestito da ape. Esatto, così se le api si sveglieranno penseranno che io sono una di loro e almeno non mi pungeranno. Una precauzione d'emergenza! Esatto, Ben! E adesso potrò introdurmi volando nel loro alveare. Tu non sai volare, ricordi? Ed ecco perché sta arrivando l'elicottero degli elfi. Sollevami, forza! Subito! Le api dormono? Sì! Hai il costume d'ape? Sì! Il barattolo per il miele? Sì! Allora alzati subito in volo! E adesso osserverete come un apicoltore si mette al lavoro. Con calma, prudenza e anche con grande accortezza. Io sono un'ape! Introducimi lentamente! Perfetto, sono dentro! Fammi scendere più giù! Tutto questo solo per un barattolo di miele? Sì, è davvero emozionante! Troppo in basso! Un po' più in su! E adesso un po' a sinistra! Presto le api si sveglieranno, deve darsi una mossa! Va bene così, sono in posizione! Svelto, vecchio saggio elfo! Le api si stanno svegliando! Forza, vecchio saggio elfo! Devi sbrigarti! Missione compiuta! Fatto! Calma, prudenza e anche grande accortezza! Ah, ciao, api! Stavo solo prendendo in prestito un po' di miele! Io sono un'ape! Tirami su! Bzz, bzz, bzz! Tirami su! Missione compiuta! Calma, prudenza e anche grande accortezza! Che cosa fanno quelle api, tata? Sembra che lo stiano seguendo! Ah! Uno sciame di api! Portatevi via di qui! Bobby! Sono piuttosto diffidenti, hanno bisogno di tempo! Dagli una piccola pacca sul guscio. Coraggio, Bobby. Non avere paura di me. Ben fatto. È diventato tuo amico. Possiamo cavalcarle adesso? Non ancora. Prima ci aspetta del lavoro. Innanzitutto rassettiamo le scuderie. Che cosa vuol dire? Pulirle dalla popò di lumaca. Popò di lumaca? Prendete tutti un secchio e una vanga e pulite la popò. La popò di lumaca puzza ed è anche molliccia. È questo lo spirito giusto. Bravissimi, mi raccomando, dovete lavarvi bene le mani. Passiamo alla strigliatura adesso. Cos'è la strigliatura? Pulire e lucidare. Prendete tutti una spazzola e poi date una bella sgrassata ai gusci. Noi tre striglieremo Speedy. Sta calmo, piccolo, sta calmo. Vogliamo solamente lucidare il tuo guscio. Oh, fermo, piccolo. È piuttosto irrequieto, come vedete. Sta bravo. Il guscio di Bobby adesso brilla. Anche quello di Dabbin. Guardate Muffin, il suo guscio è luccicante. Ottimo lavoro, bravissimi. Ben fatto! Adesso, prima di cavalcare queste canaglie, dovremmo dare loro del mangime. Del mangime? Cibo! Prendete tutti quanti delle verdure e poi portatele alle lumache. Mangia questa carota, Robin Hood! Questa è per te, Bobby, una squisita foglia di cavolo! Loro adorano le verdure fresche.
Caspita, è proprio affamato! Oh sì, mangerebbero per tutto il giorno se glielo lasciassi fare! Adesso è il momento di cavalcare. Ciascuno di voi scelga una lumaca. Oh, posso cavalcare, Bobby? La prego! Certo! Sono su una lumaca! Ma chi si immergerà? Buona fortuna, mia piccola zucca coraggiosa! Oh cielo, cosa ci faccio immersa nella vasca di un pesce rosso? Controlli il baule del tesoro! Ah, ve l'ho detto, è solo un giocattolo, non credo nemmeno che si apra! Oh! È un vero tesoro! Ah, Capitan Spigola era convinto che non l'avrei mai trovato! Mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso! Barbarossa, ma guarda che sorpresa! Salve, Capitan Spigola! Appena la mia nave è salpata, mi sono accorto che la mappa era scomparsa! Scomparsa? Davvero? Sono tornato indietro perché temevo che qualche furfante tentasse di rubare il mio tesoro! Capisco! Sarebbe stato orribile se qualcuno avesse tentato di rubare il tuo tesoro! Ho preso il tesoro, signor Barbarossa! Cosa? Tu, brutto doppio giochista, traditore! No, ti posso spiegare! Che gran faccia tosta, ma questa volta la paghi! È tutto a posto, Capitan Spigola! Ho trovato la sua mappa e l'ho raccolta! Barbarossa era preoccupato per il suo tesoro! Volevamo controllare che fossi al sicuro! Certo! Siamo venuti solo a dare una controllatina! Oh, beh, allora è diverso! Ma devi ammettere che avevo trovato un ottimo nascondiglio! Già? Hai ragione! La vasca di un pesce rosso è il miglior nascondiglio in assoluto! Sì, ma adesso tutti voi lo conoscete. Devo trovarne un altro. Quindi, per favore, chiudete gli occhi. Vi ringrazio. Ok, apriteli! Dove può aver nascosto il tesoro? Da qualche parte nel vasto mondo! Ma non può essere molto lontano. È stato via solo un secondo. Nessuno potrà mai scoprire dove si trova. È sorvegliato da una bestia feroce. Oh! La scuola sta iniziando. Molto bene, è ora di iniziare. Fate silenzio. Lucy, per favore, puoi dare da mangiare al criceto Fluffy? Sì, signorina Biscotto. Oh, guardi cosa ho trovato. Stai attento alla zampa. E anche a quella, e anche a quella, e anche a quella, e anche a quella, e anche... Mamma, Gastone si è fatto male! Oh cielo, portatelo subito dentro. Non pensavo che ti avrei rivisto qui così presto, Gastone. Deve essere doloroso, non è vero? Ora ti fascerò l'antenna e ci spargerò sopra un po' di polvere di fata per aiutarlo a guarire più in fretta. Ecco fatto. Gastone si sta grattando! No, Gastone, se continui a grattarti non riuscirai a guarire! Adesso ti metterò questo collare, è fatto apposta! Così non potrai grattarti! Mi dispiace, Gastone! Ed ecco un altro adesivo, per essere stato così coraggioso! Sta attento, d'accordo? Per un bel po' non ti voglio rivedere! Signora Elfo, ti sei ricordata i biglietti dell'aereo? Sì, eccoli qua! Bene, buttali giù, io li prendo! Oh, non sono tanto sicura che sia una buona idea, signor Elfo! Se non riuscissi a prenderli... Oh, è impossibile! Ok, se lo dici tu! Hai visto? Gli elfi sono bravi a prendere le cose! E io sono un elfo! Perché Gastone ha quell'affare intorno al collo? Non devi ridere, papà! Non bisogna prenderlo in giro! Scusa, Gastone! Le chiavi della macchina! Devo portarle giù? Oh, no, buttale pure! Le prendo io! Se lo dici tu! Gastone ha preso al volo le chiavi! Gastone è bravo a prendere le cose anche col collare addosso. Sì, molto bravo, Gastone. Ora ridammi le chiavi, per favore. Le ha ingoiate. Sì, sono nella pancia di Gastone adesso. Smettila, signor Elfo. Ma ha ingoiato le chiavi dell'auto. Riunione straordinaria! Riunione straordinaria! Come vostro sindaco ho indetto una riunione straordinaria perché c'è della gente grande nel nostro prato! C'è
Due adulti, una bambina e il loro cane stanno facendo un picnic. Come tutti voi sapete, la gente grande è molto pericolosa. Può dirlo forte, hanno addirittura calpestato mio nonno. E hanno mangiato la mia casa. Quindi dobbiamo fare attenzione. E se qualcuno di voi vede la gente grande, suoni subito l'allarme. Io l'ho vista, è come una di loro. Cosa? Dove? Chi? Io sono una di loro. La gente grande è qui, suonate l'allarme. La gente grande. A loro non piaccio. Non preoccuparti, Lucy, non è colpa tua se fai parte della gente grande. Ora comunque fai parte della gente piccola. Lucy è nostra amica. Sì, guardi i suoi piedi, sono troppo piccoli per calpestare chiunque. In effetti sembra piuttosto piccola per far parte della gente grande. Holly mi ha rimpicciolita. Ah, ho capito. Ma Lucy resta comunque nostra amica, sia che sia grande oppure piccola. In questo caso abbiamo dimenticato le buone maniere. Lucy, vorresti unirti a noi per il pranzo? E sarai l'ospite d'onore. Pranzo? Scusi, mi sono ricordata che stavo facendo un picnic con mamma e papà. Ti riportiamo da loro, andiamo. Arrivederci. Ciao. Non è una bugia, tesoro. Guarda che esistono veramente gli elfi e le fate. E anche i conigli parlanti? Beh, questa è nuova anche per me, ma è evidente che esistono. No, mi rifiuto di crederci, ci saremo immaginati tutto. Ciao mamma, ciao papà. Lucy? Sì, Holly mi ha rimpicciolita, così sarò una di loro oggi. Oh, ma è fantastico, non è vero, tesoro? Non vi preoccupate, non rimarrà piccola per sempre. Soltanto fino a domani. Mi è venuta un'idea, puoi restare a dormire da me questa notte. Oh, che bello, dici davvero? Sì, ovvio, ci sono molte stanze nel piccolo castello. Sarebbe meraviglioso, posso? Certo, non ci sono problemi, divertitevi. Grazie, ciao mamma e papà, ci vediamo domani. Ho sempre sentito dire che la colazione non cresce sugli alberi, invece ci cresce! E come? Un albero stracolmo di uova, pancetta, salsicce e pane tostato. È davvero la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la mia vita. Guardate, stanno per incontrarsi! E per fuggire a 100 chilometri l'uno dall'altro! Ah, un agnomo! E tu cosa ci fai qui? Potrei farti la stessa identica domanda. E allora fallo! E tu che cosa ci fai qui? Mi piace fare colazione. Vuoi sapere per quale motivo? No. Bene, lo prenderò come un sì. È perché mi piacciono le uova fritte, la salsiccia, la pancetta, le frittelle e anche... Ti sei mangiato tutto! Se non avessi parlato così tanto, anche tu avresti potuto mangiare. Bene, ora me ne andrò 100 chilometri lontano da te, almeno. E io me ne andrò 1000 chilometri lontano da te, almeno. Ha funzionato! Entrambi stanno lasciando il piccolo regno! Davvero un piano brillante, ben fatto, Tata Susina. Vi ringrazio, Riccardo. In realtà è stata una mia idea, vostra maestà. No, non è vero. Io ho pensato di farli incontrare. E io ho creato l'albero della colazione. Diciamo allora che l'ingegno degli elfi e la magia delle fate oggi ci hanno salvati. Urrà! Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama oppure forse no? Lei mi ama? Guardate, lo gnomo è ancora qui! Credevamo che fosse andato via. Io ci ho provato, ma non riesco a togliermela dalla testa in nessun modo. Quella signora gnomo è bellissima, non trovate anche voi? Avete visto come brillano i suoi occhi? È meravigliosa! Per l'amor del cielo, potremmo parlare di qualcos'altro? Oh sì, certo. Non vi pare che abbia delle splendide orecchie? Oh, ma questo è terribile! Se ne è innamorato! Già, è primavera in fondo! È davvero un bel esemplare di gnomo, non credete? Ah, e come? E anche un bellissimo pancino, non vi pare? Sei stanco, Gastone? Bene, così oggi non mi salterai addosso per leccarmi la faccia. Ah, accipicchia, dei piccoli di coccinella. Sì, ti presento Ambra, Smeralda e Carletto. Bene, bene, quindi Gastone ha avuto dei bei cuccioletti. No, Gastone è un maschio, maestà. Sono i suoi nipoti. E oggi dobbiamo pensare noi a loro. Ma sanno stare in casa? Più o meno.
Oh, che meraviglia! Teneri piccoli di coccinella! Possono rimanere, mamma! Mi dispiace, Holly, ma non è... Ma certo che possono! Urrà! Siamo venuti a leggere una storia ai tre cuccioli perché finalmente si addormentino! Oh, dove sono finite le piccole coccinelle? Sono scappate! Sembra che siano di sopra! Sono nella camera di Daisy e Poppy! Vado subito a prenderle! No, Ben! Daisy e Poppy possono essere pericolose! Ci penso io! Coccinelline, coccinelline! Daisy, Poppy, quelli non sono dei giocattoli ma dei piccoli di coccinella! Coccinellina! Eccole qui! Quante piccole coccinelle dovrebbero esserci? Tre! Io qui ne vedo quattro e una porta la corona! Oh no! È la mamma! Una di loro deve averla trasformata in una coccinella! Coccinellina, coccinellina! Daisy, Poppy, questo non si fa! Non si trasforma la mamma in una coccinella! Oh, grazie tesoro! Oh, cielo! Non preoccupatevi, Riccardo! Le coccinelle sono solo molto stanche! Già! Dov'è il tuo libro delle fiabe, Holly? Sul mio comodino! La stanchezza sembra passata! Non dobbiamo andare a trovare i Calendula perché stanno venendo loro qui da noi! Oh no! E c'è di peggio! Ho detto loro che anche noi abbiamo qualcuno che ci ristruttura il castello! Ah, davvero? E chi sarebbe? Lei! Oh! Succede sempre così, col re e la regina Calendula vengono qui solamente per ridere di noi! Oh, beh, sono sicuro che il vecchio saggio elfo può fare qualcosa per migliorare il nostro castello! Certo! Ho già alcune fantastiche idee! Potremmo mettere delle finestre in plastica e anche qualche nano da giardino. No, no, no! È essenziale che sia ultramoderno. Allora lo farò ultramoderno. Calcestruzzo, vetro e persino lavandini che non gocciolano. Questo mi piace. Datemi un anno di tempo e trasformerò questo castello in un palazzo. Ma i Calendula verranno qui oggi! E si aspettano una cosa moderna, un castello open space! Non preoccupatevi, Regina Cardo! Io posso ricostruire il vostro castello! E noi ti aiuteremo! Sì! Cara, perché non vai a fare una bella passeggiata e lasci che facciamo tutto noi? E perché dovrei andare via? È come in uno di quei programmi che guardi in televisione in cui tu te ne vai, loro ti ristrutturano la casa in un giorno e quando torni è fantastica! Oh, capisco! È un'ottima idea! A più tardi! Salve! Quando tornerete, maestà, non riconoscerete più questo posto! Bene, qual è il piano? È un grosso lavoro. Possiamo farcela per questa sera? Forse, ma sarà un po' raffazzonato. Razzaffonato? Che significa? È solo un termine che usiamo in campo edile, mia cara. Oh! Bene, questo muro deve essere abbattuto, tanto per cominciare. Suppongo che lei sappia quello che fa. Non vi preoccupate, porto sempre con me l'ispettore edile per controllare i lavori. Davvero? E chi sarebbe, scusa? Io! Ma... come può controllare il suo stesso lavoro? Oh, sono molto severo. Bene, bene, vediamo un po'. Ultimamente avete fatto dei lavori, giusto? Sì. Oh, ci picchia. Chi è stato a fare questo ghiaccio? Sì, andiamo alla Elfo Caverna. Ma questa è soltanto la tana di Gastone. Non importa, per oggi sarà la Elfo Caverna. E questo è l'elfo computer! L'ho inventato io, è geniale! Ma è solo una scatola di cartone! Ah, come pensavo! È stata Fragolina la regina del ghiaccio! Ha fatto tornare il freddo di proposito! Ma come fai a saperlo? Non c'è niente sullo schermo! Ah, dobbiamo fare finta, te lo ricordi, Holly? Oh, è vero! Il computer non funziona sul serio! Sarebbe una cosa pazzesca! Wow! Sono io, la regina del ghiaccio. Come stai, bimbo elfo? Uomo elfo, ma come ci sei riuscita? Questo computer è solo una scatola di cartone.
io posso fare quello che voglio, sono stata io a portare il freddo. Ah, secondo me non fa poi così freddo. No, guarda, non indossiamo nemmeno i guanti. Oh, davvero? Posso abbassare ancora la temperatura, se preferite. Ora fa del tuo peggio, non fermerai mai l'uomo elfo e la ragazza fata. Vedremo come andrà a finire. Ben, è ora di pranzo. Oh, devo andare subito. La mamma mi ha fatto la pizza oggi. La pizza! Possiamo venire anche noi? Possiamo, prego. Va bene, siete tutti invitati a mangiare la pizza. Eccoti a casa, stavo cominciando a preoccuparmi. Il tempo è un po' pazzo. Mamma, ho invitato i miei amici a mangiare. Va bene per te? Sì, ma certo. Noi siamo dei supereroi. E dei super malvagi. Divertente. La volete la pizza? Sì, grazie. Non abbiamo molto tempo. Io devo dominare il mondo oggi. Ebbene, io dobbiamo salvarlo invece. Oh, ottimo. È importante che siate in forma allora. Qual è il modo migliore per dominare il mondo? Tu puoi decidere di far nevicare, sei la regina del ghiaccio. Sì, magari lo farò. Grazie, ragazza fata. Coraggio, è ora di continuare il gioco. Noi andiamo nel nostro nascondiglio segreto. Posso darle una lucidata? Io sono il genio della lampada. Oh, è piuttosto forzuto. E posso esaudire ben tre desideri. Quale sarà il primo? Perché non ti metti a ballare per noi? Ogni tuo desiderio è un ordine. Io desidero della musica ad alto volume. Come preferisci. Desidero che ci sia una grande festa e che balliamo tutti insieme. Questo è il tuo terzo e ultimo desiderio. Ah, non riesco a smettere di muovermi. Ah, non ci riesco neanche io. Non vogliamo più ballare. Fermaci subito. Ormai hai usato i tre desideri a tua disposizione. Ciao, ciao. Io non voglio ballare per sempre! Andiamo a chiedere aiuto a Riccardo, lui troverà una soluzione! Come va lì dentro, tesoro? Io ho fame! Eccomi, sono pronta! Mammina, sei davvero splendida! Sì, anch'io ti trovo molto bella. Adesso andiamo a mangiare. Voglio prima chiedere allo specchio che cosa ne pensa. Specchio, specchio, mi devi dire come mi stanno i capelli, non mentire. Sinceramente, non tanto bene. Oh, cielo, non so più come pettinarmi adesso. Vi aiuto io. Ricordate che sono uno specchio magico, dopo tutto. Oh! Ecco fatto, sono perfetti. Sono orribili, falli tornare come prima. No, state benissimo. Riccardo, fa subito qualche cosa. Nessuno noterà i tuoi capelli, vieni, andiamo a mangiare adesso. No, non posso uscire in questo stato. Vado a farmi uno spuntino. Vediamo un po' che cosa posso trovare di appetitoso qui in cucina. Perché Tata Susina mette sempre i cibi più sfiziosi sul fondo della credenza? Marmellata! Aiuto! Aiuto! Ma che cosa sarà mai questo terribile baccano? Riccardo! Riccardo! Ho desiderato una grande festa e adesso non riesco più a smettere di ballare! Per favore, solleva questo masso in aria. Ma è davvero enorme! Sì, lo so. Non posso usare un sasso? Quelli servono solo per gli esami dei bambini. Perché non posso fare un esame per bambini? Perché sei un'adulta, o almeno dovresti esserlo. Oh, e va bene. Ecco! Adesso in avanti, per favore. Ehi, di chi è questo masso? Appartiene al vecchio saggio elfo. Sta più attenta, per cortesia. Ok. Ora riportalo indietro. Mio maggio! Ah, che cosa succede al mio castello? È il vecchio saggio elfo che mi ha detto di farlo. Scusate, vostra maestà. Adesso di nuovo in avanti e non appena batterò le mani dovrai fermarti, d'accordo? Bene, vecchio saggio elfo. Stop! 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 Riporta subito qui il masso.
E adesso voglio che mi dimostri di saper trasformare questo masso in qualcos'altro. Un ranocchio? No. Mi vengono bene i ranocchi. In un uovo. A cosa ti serve un uovo? Oh, fallo e basta, per favore. D'accordo, non ti agitare. Ti avevo detto in un uovo, non in una gallina. Ed ecco il tuo uovo, l'ho passato. L'esame pratico di magia è finito, ma devi ancora rispondere a una semplice domanda. Come riusciresti ad aiutare un girino a diventare adulto? Per aiutare un girino a diventare adulto... Tata, il tuo incantesimo preferito, avanti! Lo trasformo in un ranocchio! Sì, giusto! Lo sapevo! L'esame di magia è finito e purtroppo ho una brutta notizia. Quindi ho fallito? No, è molto peggio! L'hai superato! Urrà! Ora puoi di nuovo fare magie, Tata Susina. Hai sentito, Bacchetta? Eccoci di nuovo in pista! È chiusa! Dite, amici, ed entrate! Che cosa significa? È un indovinello! Non potrete entrare finché non lo risolverete! Che sciocchezza! Ora l'aprirò con la magia! Oh! La mia magia non funziona con la porta. Certo, la magia delle fate e quella dei nani non vanno affatto d'accordo. Potremmo provare a chiederglielo gentilmente. Come sta oggi, signor Porta? Bene, grazie. Possiamo entrare, per favore? Dite, amici, ed entrate. Forse vuole che diciamo la parola amici. Buona idea, Ben. Amici! Oh, 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 è stato facile, su, entriamo. Ben, Holly, voi aspettate fuori. Oh. La miniera dei nani può essere pericolosa. Allora perché voi state entrando? Perché siamo grandi. Vogliamo venire con voi. Perché no? Con noi adulti sarete al sicuro, sempre che la porta non si chiuda alle nostre spalle. E ora che facciamo? Bacchetta, illuminati. Magari se proviamo a dire amici di nuovo, la porta si riaprirà. Amici. C'è un nuovo indovinello questa volta. Ah, e va bene. Qual è il nuovo indovinello? Se una macchina con un motore da 2 litri viaggia su un pendio di 15 gradi a una media di 10 km all'ora, quanto carburante consumerà se la collina è alta 100 metri? Ah... Se andassimo da quella parte... Troveremmo un labirinto di gallerie che si snodano per chilometri. Ci perderemmo di sicuro. Se soltanto Gastone fosse qui, troverebbe una via d'uscita a fiuto. Ottima idea. Ma dov'è Gastone? Già, dov'è il buon vecchio Gastone? Tu hai detto che non volevi mai più vederlo, ricordi? E lo hai detto anche tu, papà. Oh, già. E adesso Gastone è in giro da qualche parte, solo e triste. Oh. Holly ha una nuova bacchetta adesso. Tu sei la mia migliore amica. Ciao Holly. Ciao Ben. Ciao Fiore. Quella è la tua nuova bacchetta. Esatto, e devi sapere che si chiama Bacchetta Saggia 3000. Ti voglio bene. E parla addirittura. Sì, è nuova di zecca e ti assicuro che è anche top secret. Tu sei la mia migliore amica! Oh! Allora, facciamo un gioco? Sì! A che cosa giochiamo? Alla principessa, al cavaliere coraggioso e alla strega cattiva! Sì! Io farò la principessa perché sono una principessa! E io farò il cavaliere coraggioso! Va bene! Wow! Una vera armatura! E io farò la strega cattiva! E come si fa il gioco? Il cavaliere coraggioso deve salvare la principessa dall'altissima torre. Quale torre? Questa torre! Wow! Ah, ci picchia! Come farò a tirarti fuori da lì dentro? Di solito nelle fiabe la principessa si fa crescere i capelli lunghissimi, così il principe ci si può arrampicare. Oh, è vero! Arrampicati sui capelli, Ben! Facile! Gli elfi sono bravi ad arrampicarsi sui capelli. E io sono un elfo! Eccomi qui!
Sono venuto qua su per salvarti. Grazie, cavaliere coraggioso. Ma adesso siete entrambi in trappola. Sarà uno scherzo scendere di qui. Non se faccio apparire delle sbarre alla finestra. Oh no, siamo in trappola. Fiore, è ora di pranzo. Oh, è la mia mamma. Devo andare subito. Ciao. Va bene, ciao Fiore. Come facciamo a scendere adesso? Tranquillo, ricordati che ho la mia bacchetta saggia 3000. Amanda, adesso faremo vedere a Gastone come si cammina al guinzaglio. Bravi miei ragazzi, molto bene. Ci vuoi provare anche tu, Gastone? No, non parli a Gastone in quel modo. Che comanda fra voi due? Beh, ho sempre pensato a Gastone come ad un amico. No, è lei che comanda, glielo dimostri. Gastone, piede! Camminare, Gastone! Mento in fuori! E non fare il pigrone! Molto bravo, Gastone, davvero molto bravo! E ora tocca a lei, signor Cardo. Piede! Non male, ma a voce più alta. Piede! Ok, tutti alla corsa a ostacoli, coraggio! Non gingillatevi! E adesso l'altalena. Molto bene. Attraversare il tunnel. Eccellente. Slalom tra i pali. E saltare oltre la pozza di fango. Per favore, non si vola, babbi. Avanti, Gastone, prova a saltare. Non dimentichi chi comanda. Gastone, salta! Molto bene. Ora l'altalena. Bel lavoro. Dritto nel tunnel, per favore. Bravo, Gastone. Slalom tra i pali. E salta oltre la pozza di fango. Oh oh, Gastone c'è finito dentro. È ricoperto di melma. Oh, oh, che importa, è solo un po' di fango. Non è vero, Gastone? Oh no, Gastone sta per scuotersi di dosso il fango. Lo scusi, Miss Jolly. Oh, non sopporti di essere così sporco, Gastone. La prossima volta dovrai saltare oltre. Ora, chi vuole mostrarci? La chela. Tenetevi, ora tirerò su la nave. Oh, oh, è stato meraviglioso. Gradisce una tazza di tè? Sì, la ringrazio. Biscotti? Oh, biscotti allo zenzero sono i miei preferiti. Grazie molte, davvero. Dovere, Tata Susina. Questa è normale amministrazione. Per noi elfi è il nostro pronto intervento. Di nulla, Holly. Se avete bisogno, chiamate. Saremo subito da voi. Beh, sarà meglio che inizi ad aggiustare la mia nave. E noi dovremo andare a casa ora. Oh, sono troppo stanca per camminare. Preferisci volare? Scherzi, è ancora più faticoso. Non siamo così lontani, Tata Susina. Mi sentirei meglio se potessi avere un altro biscotto. Magari chiamo il pronto intervento. Ma Tata, non puoi rivolgerti al pronto intervento Elfi per farti dare un passaggio? Sciocchezze! Il vecchio saggio elfo ha detto di chiamarli in caso di bisogno. Pronto intervento? Salve, parla Tata Susina. Sono bloccata qui al lago. Bloccata, hai detto? Resisti, saremo subito da te. Pronto intervento Elfi al lago. Qual è esattamente il tuo problema? Le mie gambe sono stanche. Potrei avere un passaggio. Cosa? Tata Susina, il pronto intervento Elfi serve solo per le emergenze e tu lo sai. E va bene, calma. Mi date un passaggio o no? Questo sì che è viaggiare. Tè, biscotti e una splendida vista. Papà, posso provare a pilotare? No, Ben, non sei...
Il suo nome? Il re. Signor re. Il suo ultimo lavoro? Il re. Il re. Che cosa sa fare? Essere re. Purtroppo non abbiamo un lavoro da re al momento. Serve un operaio alla fabbrica di giocattoli o un contadino o un marinaio. Oh, papà! Questo sembra divertente. Sì, mi piace parecchio andare in giro in barca. Farete il marinaio sulla nostra nuova nave. È il primo viaggio, vostra maestà. C'è il re! Urrà! Non sono il re oggi, sono soltanto un umile marinaio. Ma abbiamo bisogno del re per varare la nostra nuova nave. Oh, va bene, allora sarò re per un momento, che possa navigare in acque tranquille. Urrà! Ora mi tratti come tutti i nuovi marinai. Ok, comincerete lavando il ponte. D'accordo. Te la stai cavando molto bene, papà. È un lavoro noioso. Forse posso velocizzare le cose con un po' di magia. No, papino! Agli elfi non piace la magia. Oh, il suo lavoro è divertente. Facciamo cambio. Ma certo, vostra maestà. Molto meglio. È un vero spasso. Tutta a tribordo! Ma che parte è tribordo? Non possono solo dire destra o sinistra? Abbiamo urtato una scoglia! Abbandonate la nave! Ci penso io, vostra maestà! Allora ditemi com'è andata? Molto bene, ma quella nave non era abbastanza robusta. Per caso ne avete un'altra? Qualcosa mi dice che non siete tagliato per fare il marinaio, vostra maestà. Che altri lavori mi ha proposto la signorina Elfo? La fabbrica di giocattoli, papà. Dovrebbe essere divertente. C'è il re! Urrà! Non sono il re oggi, sono soltanto un umile operaio della fabbrica, come tutti voi. Ma ci serve il re per ispezionare i giocattoli. Ok, sarò re per un attimo. Sono la signora Elfo. Si rilassi, signora Elfo. Non ha niente di cui preoccuparsi con me al comando. Allora, bambini, adesso... Ehi, hanno fatto scomparire la regina. Sono rimaste soltanto queste. Bambini, che cosa avete fatto alla regina? Via! Noi mandata via! Pronto? Oh, regina Cardo! I bambini mi hanno spedito da qualche parte, ma ritornerò al più presto non appena avrò capito dove sono finite. Dovrà occuparsene lei finché non sarò tornata. Oh, va bene. Arrivederci. Signora Elfo, è lei l'insegnante adesso? Sì. Niente panico, signora Elfo. Tu ce la puoi fare. Sei tu al comando. Forse dovremmo togliere loro le bacchette. Ottima idea, Ben. Niente più magia. Adesso faremo un bel gioco che si intitola Nascondiamo le bacchette. Prendo tutte le vostre bacchette e le nascondo in questo cassetto, così. Ottimo. E ora, bambini, fatemi un bel disegno. Qual è il vostro soggetto? Delle farfalle o dei coniglietti? Dinosauri, guardi! A Tarquinio i dinosauri piacciono molto! Oh, va bene! Grandi denti! È vero! Ora usate la vostra immaginazione. Chiudete tutti quanti gli occhi e poi provate a immaginare come poteva essere la terra dei dinosauri. È sicura che questa sia una buona idea? A me sembrano felici e anche tranquilli. Provate a immaginare dei grandi vulcani, delle immense foreste e dei dinosauri. Fate finta di essere veramente laggiù. Che cos'è stato? La scuola deve essersi mossa. Daisy, Poppy, avete combinato per caso qualche pasticcio? Non ti preoccupare, Holly. Oggi sono state molto buone ed è quasi ora di tornare a casa. È tutto così calmo e tranquillo. Che cosa c'è di diverso oggi? Dovete andare a prendere le gemelle. Ah, le gemelle. Ecco che... Ora finita. Dobbiamo metterci le zampe ora. Zampe? Tutte le navi vichinghe ce l'hanno. Zampe di papera. Zampe di papera! E poi cambieremo la testa di drago con... Una testa di ippopotamo. Sì, che sputa fuoco! Molto interessante. Beh, mi ha fatto piacere conoscervi. Ora è meglio che vada. Metteremo davvero quelle cose buffe sulla nostra barca? No, è soltanto quello che la spia andrà a riferire a Tata Susina. E così lei costruirà una barca ridicola. Eccomi qui! Oh, una
ma la faremo ancora più grande. E ci servono delle zampe di papera. Sul serio? Che zampe di papera siano? E anche una testa di ippopotamo sul davanti. Che sputa fuoco! Siete sicure che vada bene? Forse dovremmo aggiungere delle ali di gallina. Così è perfetta. Forza, andiamo a fare un giro. Cammina! Che terribile rumore! Buongiorno, vecchio saggio elfo. Che ne dici della nostra barca? Mi sembra un po' buffa, a dire la verità. Questa è una tradizionale nave vichinga. Oh, no, no, che non lo è. Ti faccio vedere io una tradizionale nave vichinga. Signor elfo, porta qui la nostra barca, per favore. Ricevuto! Oh? Cosa succede? Non riusciamo a farla passare dalla porta, perché è troppo grande. Questo è un po' imbarazzante. Forse vi serve l'aiuto delle fate per tirarla fuori? Sì, per favore. Ehi, bello! Tirala fuori! Ah! Beh, con un po' di impegno penso che faremo in tempo ad aggiustarla. Mettiamo proprio qui sopra. Ed ecco a voi una copia esatta. Wow. E adesso tocca a Bambola Susina. A dire il vero avrei cambiato idea. Potresti togliermi di qui? Oggi non me la sento di essere copiata, per favore. Non ti preoccupare tanto, sei già stata copiata. Cosa significa? Cosa significa? Sì, vostra maestà. No, vostra maestà. Come volete voi. Ma io non parlo così. Un pochino ti assomiglia, però. Bambola Susina! Anzi, è una copia perfetta! Certo! E ora che abbiamo un campione di Bambola Susina, possiamo farne quante ne vogliamo! Un momento! Ne basta soltanto una per rendere felici le gemelle! In effetti sono d'accordo! Una sola tata Susina è più che sufficiente! Perfetto! Adesso, per favore, mi potete trasformare? Subito, tata! Ah, così va meglio! Ora tornerò al mio lavoro! Vogliono una bambola a testa. Ma abbiamo promesso a tata Susina di non fare altre copie. Una in più che volete che sia, se è per rendere le gemelle felici. Mia bambola. Mia bambola. Ciao, Man. Ciao, Ollie. Oh, guardate, hanno una tata Susina bambola. Sono Bambola Susina. È l'ora della nanna. Dove l'avete trovata? È molto divertente. Posso averne una? Sì, anch'io. Anch'io. Oh, avrei dovuto farne soltanto una. In realtà ne ho già fabbricate due. Ti prego. Va bene, non dovrebbe essere un problema farne qualche altra copia. Grazie. Ciao, sono Bambola Susina. Sì, vostra maestà, no, vostra maestà. Che bella, è così dolce. Oh oh, che cos'è questa? Lì. Allora sbrigatevi, buttatevi giù! Whee! 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 Wow! Gastone aveva ragione, questa è la giungla! Ottimo! Adesso dobbiamo trovare Barbarossa! Gastone, cerca subito Barbarossa! E ricordati, puzza come una scatola di sardine! Bravo, Gastone! Da questa parte! Oh, avete visto che bella statua? Deve essere la riproduzione di una divinità, senza dubbio! Allora siamo di sicuro vicino alla città perduta! Guardate questa bellissima pianta arancione! Ah, sì, certo, la conosco! E il suo nome scientifico è Heliconia iaquini! E questa invece è chiamata Chrysanthemum leucanthemum! Come fai a saperlo? È scritto sull'etichetta! Oh, questo è strano! Anche la statua ha un'etichetta, guardate qui! Ce l'ha anche questa! E sulla pianta c'è addirittura un prezzo, 4,99! Beh, assurdo!
Secondo me sta succedendo qualcosa di molto strano. È vero, qualche pazzoide deve essere venuto nella giungla a etichettare qualunque cosa. Sta piovendo! Non sta piovendo! Guardate, è un uomo della gente grande! Sta bagnando le piante! Non ci troviamo affatto nella giungla! Infatti, ci troviamo in un vivaio! Gastone ci ha portato in un posto sbagliato! Povero Barbarossa, è a migliaia di chilometri nella vera giungla! E noi invece siamo bloccati qui in un vivaio! Pronto? Pronto? Siete quasi arrivati? Siamo ancora piuttosto lontani dalla giungla. Davvero? E dove più o meno? In questo preciso momento ci troviamo in un vivaio. Siamo in un vaso di giunchiglie. Di giunchiglie? Oh, certo! Riesco a vedervi tutti! Cosa? Sono nella serra! Guardate verso la porta! Salve a tutti! Siamo noi, vedete? Siete enormi! Merito di Holly e della sua magia! E adesso vogliamo rimanere grandi! Bene, mi fa piacere, ma potresti per favore alzare il tuo piedone? Oh, mi scusi tanto! Non volevo pestarla! Niente di grave, principessa Holly! Ma se volete rimanere grandi, dovrete fare attenzione a dove mettete i piedi! Holly, è ora di cena! Oh, è Tata Susina! Arrivederci a tutti! È ora di cena! Questa è la mia mamma! Ci vediamo presto! Piede! 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 Ops! Ci è mancato poco! Mi scusi! A domani! Ciao! Gente grande! Suonate l'allarme! Gente grande! Gente grande! Chiudete le porte! Va tutto bene, mamma! Sono solo io! Ben, come hai fatto a diventare così grande? Holly mi ha fatto crescere con la magia. Ma così non puoi certo entrare in casa. Holly non potrebbe farti tornare piccolo? Potrebbe, ma io non voglio. Ho deciso che rimarrò così grande per sempre. Oh, va bene, si tratta della tua vita, in fondo. Vuoi qualcosa per cena? Sì, grazie. Ti ho preparato una grossa torta, è davvero deliziosa. Buon appetito! Non avresti qualcosa di più grande? Andy, che cosa stai parlando? Quella è una torta enorme! Sai, credo che la mia pancia sia un po' più grande di prima. La tua pancia si dovrà accontentare, mio caro. Sono abituata a sfamare Ben l'elfo e non Ben il gigante. Sì, ha ragione! Ciao! C'è nessuno? Ah, un gigante! Un gigante! No! Papà, vedi, sono io! Oh, santo cielo, Holly! Cosa ti è successo? Ho usato la magia per crescere e voglio restare per sempre enorme! Piccolo castello! Che cosa? Ma chi è quest'uomo? Gliela faccio vedere io! Quanto è grande? È alto più o meno come me? È mio padre! Oh, la gente grande! E purtroppo suo padre è ancora più grande! Sì, va bene. Tata Susina, ci serve un piano! Per fortuna ne ho uno pronto, Vostra Maestà! Oh, ottimo lavoro! Lo trasformerò in un ranocchio! Trasformerai mio padre in un ranocchio! Forte! È questo il tuo piano? Certo, non lo conosci il detto? Per ottenere quello che vuoi, trasformali tutti in un ranocchio? Che detto è? Non è neanche in rima. È assurdo questo piano. No, non è vero. Sì che lo è. E a questo punto ti proibisco assolutamente di... Come stavo dicendo, per ottenere quello che vuoi, trasformali tutti in un ranocchio. Ottimo lavoro, Tata Susina. Il tuo piano sembra funzionare. Procedi pure. Come desiderate, Vostra Maestà. Che non ti venga neanche in mente di fare una cosa così. Oh, ma dov'è finita Tata Susina? Ha già quasi finito il recinto. Ranocchio in arrivo. Cosa? Problema risolto. Le rane non costruiscono recinti. Mio padre resterà un ranocchio per sempre. Oh no, l'incantesimo svanirà fra poco e lui tornerà di nuovo se stesso. Ma a quel punto non riprenderà a costruire il recinto? Oh, non ci avevo pensato. L'incantesimo sta per svanire. Svelti, nascondiamoci. Che stavo facendo? Oh sì, stavo costruendo il recinto.
passato un secolo! Ma quanto tempo ci vuole per trasformare un uomo in una rana? È meglio che vada a controllare cosa combina Tata Susina. Ottima idea! Vada pure allora, lei è un buon elfo! Di un po', alla fine il tuo brillante piano si è rivelato un successo? Ho trasformato in un ranocchio quell'uomo, ma poi è ritornato se stesso. E adesso continua a costruire il recinto. Non vi preoccupate, lo trasformerò di nuovo in un ranocchio. Ranocchio ed correre! Tutti fuori! Hop hop! Correte intorno alla scuola! Che cosa ha a che fare la corsa con la magia? Niente! Serve a formare il carattere! Il mio carattere è già formato, la ringrazio! Vi state divertendo? Sì! Stop! Correre non deve essere divertente! Vediamo chi di voi vuole mostrarmi il suo incantesimo preferito. Io! Nessun altro? Io conosco l'incantesimo della crescita. Molto bene, allora mostraci pure il tuo incantesimo della crescita. D'accordo. Bibidi bobidi bu, cresci subito di più di più. Non a me! Sta diventando sempre più grande. Fermalo! Fermalo! Conosco questo incantesimo, ma non so come fermarlo. Bibidi bobidi bu, ferma, non crescere più! Senti, scusa, cara, chi ti ha insegnato l'incantesimo della crescita? Io! Avrei dovuto immaginarlo. Ha funzionato bene, è cresciuta tanto. Io conosco l'incantesimo per rimpicciolire le cose. Ferma, non farlo! Bibidi bobidi bu, diventa piccola di più di più. Oh no! La signora Fico continua a rimpicciolirsi! Sta diventando sempre più piccola e minuscola! Così non smetterà mai di rimpicciolirsi! Aiuto, aiuto. Oh, è meglio che la faccia crescere! Con un incantesimo in rima la faccio tornare come prima! Come si sente adesso? Io sono parecchio... parecchio... parecchio arrabbiata! Allora, come avete visto, bambini, la magia riesce sempre a creare tanti problemi. Quelli erano due incantesimi veramente stupidi. Qualcuno di voi conosce invece un incantesimo utile? Gelatina magica! Hai detto gelatina magica? Sì, è un incantesimo molto utile. Immagino che la gelatina abbia la sua utilità, come alle feste di...